Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovo video. Innanzitutto volevo scusarmi per la lunga assenza, però per problemi vari non sono riuscita a caricare dei video prima, quindi li carico adesso. Più che caricarli non sono riuscita a registrarli. Allora, come qualcuno di voi magari avrà notato, ho un nuovo taglio di capelli. Infatti mi sono rasata qua sotto e dietro. In pratica ho lasciato più lunghi la parte qua sopra. Comunque, detto questo che non c'entra, allora, in questo video, come avrete letto dal titolo, non vi parlerò di lì, ma di Dear Jack. Infatti, da dopo Sanremo, è partito il loro in store, cioè il firmacopie degli album, e per varie città in giro per l'Italia, e sono venuti anche vicino a Torino, a Moncalieri, che è una cittadina proprio attaccata a Torino, e ci sono andata ed è stato il 18 di marzo e l'incontro era alle 17. Io sono partita di casa che erano più o meno le 3 e sono arrivata lì all'incirca un'ora e mezza dopo, perché non è che il fatto che è lontano il posto, ma comunque non trovavamo il centro commerciale, quindi abbiamo dovuto chiedere informazioni. Quindi sono arrivata lì più o meno per le 4 e mezza, c'era un casino di gente già, e come al solito per firmacopie piuttosto che concerti cose del genere si sono fatti aspettare, che è normale, cioè non sono gli unici, cioè non saranno né primi né ultimi che si fanno aspettare. Comunque, detto questo, allora c'era la sicurezza e potevi passare soltanto se avevi il CD. Il CD lo potevi comprare lì, oppure ce l'avevi già, potevi passare comunque. Il CD costa 9,90€ e all'interno c'è un poster, che in pratica è quasi identico, credo, al primo CD. Il CD si chiama Domani un altro film, seconda parte. E da una parte ci sono varie foto dei ragazzi e dall'altra c'è una loro foto di gruppo, e ogni membro del gruppo fa l'autografo sopra la propria foto, diciamo. E lì c'era il fotografo che ti faceva la foto quando eri lì accanto a loro, e poi potevi anche fare le foto qui con il telefono, con la macchina fotografica tua. E devo dire che è stato veramente bellissimo, c'era tantissima gente, come ho detto, e intanto che li aspettavamo abbiamo passato il tempo a cantare le loro canzoni, quindi da Eterna a Breezing Out the Door, piuttosto che Il mondo esplode tranne noi. Insomma, abbiamo cantato alcune loro canzoni, o Le strade del mio tempo, insomma, per dirne alcune, e oppure chiamavamo loro. E è stato veramente bellissimo. Purtroppo non c'era Alessio perché non si era sentito bene. Infatti, quando i ragazzi sono arrivati, che c'era un palchetto, appena sono saliti lì sul palchetto, ci hanno detto che Alessio purtroppo non c'era perché non stava bene, che si scusava, e anzi l'hanno pure chiamato al telefono, gli hanno messo le viva voce, e lui ci ha salutato e ha detto che appunto si scusava. E quindi l'abbiamo salutato, è stato veramente bellissimo. Sono arrivata lì vicino, era lì così, e veramente bello. Poi ho fatto la foto con Francesco Pierozzi e Riccardo Ruglio, infatti ci sono io in mezzo a loro due, bellissimo. E poi sul sito ho pubblicato le foto fatte dal fotografo. E invece i Dear Jack, per ogni tappa che fanno, gli puoi mandare una mail con le foto che fatte da te col telefono, diciamo. E poi per ogni tappa fanno un album su Facebook,
solo per le foto fatte dalle fan e poi di tutte quelle che gli mandano, per ogni tanto fanno la mia yeah.